Nuovo stop in città degli autobus della SCAT. I 28 dipendenti della cooperativa, che vantano ancora 9 stipendi arretrati, così come annunciato qualche giorno addietro dai vertici della SCAT, dopo il ridimensionamento del servizio, sono tornati nuovamente ad incrociare le braccia. Una decisione presa per la grave crisi finanziaria che attanaglia la cooperativa, tanto grave da non poter permettere neanche il rifornimento di carburante dei mezzi. Sospese anche le corse per il cimitero Angeli e per il mercatino settimanale di Pian del Lago. Più che una decisione, siamo costretti, perché come succede ormai da qualche tempo periodicamente, mancando le risorse finanziarie manca la possibilità di acquistare anche solo il carburante, non dico pagare chi lavora senza stipendio, come ormai penso si sappia. Ma anche il carburante non abbiamo possibilità di acquistarlo. Abbiamo avvisato l'amministrazione più volte con note raccomandate, abbiamo avvisato già da più di qualche giorno, da un mese, dicendo che c'era questo rischio, e i nostri avvisi e le nostre note, come al solito, sono state disattese, non c'è stata una risposta, non c'è stato niente. Non so cosa dire oltre a questo. E abbiamo ridotto per fermarci più tardi possibile, sempre perché, come ho detto sempre, il fermo dei servizi è un danno per l'azienda in tutti i sensi, sia di immagine che economico, notevole. Però anche perché non tutti possono capire, non tutti sanno in effetti qual è la reale situazione. E quindi abbiamo ridotto i servizi, abbiamo fatto circolare i mezzi con frequenze di un'ora, due ore, ma nel frattempo con la speranza che magari qualcuno poteva intervenire, ma non è successo, e quindi ora siamo qua.